Una buonissima serata, ma soprattutto ben ritrovati. Io non potevo più stare senza di voi. Che bello aver ricominciato con Angoli ed essere di nuovo qui insieme. Una nuova stagione. Cercheremo davvero ogni sera di proporre ospiti sempre più interessanti, simpatici e soprattutto di farvi davvero una buonissima compagnia. Quindi grazie per essere già qui con me. Insomma, iniziamo ovviamente come sempre con l'allegria che manterremo, cercheremo di mantenere per tutta la stagione, ma soprattutto con un sorriso straordinario, perché la prima ospite è lei, è Marzia Riva. Ciao Marzia, ben ciao. Ritrovata. Grazie. La scelta non poteva essere migliore, innanzitutto perché la tua gioia, la tua allegria, insomma, è di buon auspicio, quindi questo è importantissimo. Viva. E soprattutto perché con la proposta tua di questa sera in qualche modo salutiamo un po' l'estate, che ormai insomma stiamo davvero per lasciare alle spalle, però ci portiamo qualche cosa di bello, di buono e di colorato per l'autunno, insomma, per tutto quello che verrà. Quindi, detto questo, ricordo subito, perché quella, insomma, assolutamente dovete tenerla ben presente, la nostra mail, il nostro indirizzo di posta, ve lo ricordo, angoli@espansionetv.it, da subito, da ora, appena ci saluteremo, ricominciate a scrivere, a stare costantemente in contatto con noi. Allora, Marzia, torno da te. Nuovamente benvenuta, come stai? Grazie. Benissimo. Benissimo. So tra l'altro che c'è stata una cosa molto simpatica e interessante che ti è riguardata durante l'estate. Qualcuno ti ha fatto un'intervista davvero molto bella. Sì. E quindi io vorrei parlare anche di questo. Volentieri. Magari lo facciamo già al nostro tavolo di lavoro, se sei d'accordo, perché so che ci devi raccontare molto anche in postazione. Quindi andiamo, se sei subito d'accordo, sì, andiamo, eccoci qua. Allora, come dicevo, quest'estate insomma hai destato degli interessi particolari. Che cosa è successo? Partiamo da qua. Allora, è stata un'estate molto esplosiva, calda in tutti i sensi e inaspettatamente, perché ho fatto una chiacchierata come quando le facciamo insieme, ma non me lo aspettavo. Mi è stata pubblicata questa bellissima intervista. Certo. E, ma dove? Da chi? Diciamolo. Da Arianna Teseo, che ha scritto sul Wall Street International, che di solito parla anche di finanza e di altre attualità e certo, quant'altro, e ha messo focus su di me. Quindi l'attenzione molto su Marzia Riva non è soltanto da parte nostra, ma è anche da molti altri, quindi meritatissima questa intervista molto bella. E soprattutto grazie perché insomma sei anche qui con noi e questo ci fa molto piacere. È sempre piacere. Un grandissimo piacere, una grandissima emozione. Infatti poi siamo all'inizio, questa è l'inaugurazione, la nuova stagione televisiva di Angoli, bellissimo, partiamo davvero col botto. Evviva! In questo senso, questa sera, come dicevamo, ci hai portato qualche cosa che è un po' un ricordo dell'estate. Esatto, essendo stata così bella quest'estate, avrei voluto che non finisse mai, ma le cose belle finiscono prepararci a quelle delle altre. Allora, che cosa ci hai portato? Però si può conservare. E avevamo chiacchierato tempo fa di questa cosa e uno dei mezzi di conservazione è appunto fare delle marmellate, delle conserve. Certo. E per quello che abbiamo la passata, mia suocera penso che sappiamo, sia master nel gong, proprio nel cosmo. Ci insegna assolutamente, sì, inviteremo anche lei la prossima volta. Tonnellate di passata, certo. Io la passata non ne ho bisogno perché al massimo uso la sua. Usi la sua, è come no. Però un modo per conservare le verdure dell'estate, poi ci possiamo sbizzarrire a scegliere anche verdure differenti e poi è un bel metodo anche durante l'anno per variare e avere sempre a portata di mano quando torniamo a casa tardi e non abbiamo tempo o vogliamo comunque portare in tavola degli ingredienti che non sono più di stagione, fare una giardiniera. Quindi questo è un bel modo per avere in tavola un prodotto anche sfizioso a questo punto e che possa ricolorare la nostra tavola anche durante i mesi dell'autunno, insomma. Esatto. Stiamo andando verso quelli, ma anche qualche mese in più e soprattutto la bellezza di averlo
preparato a casa, esatto, che è una bella cosa. Che è una grandissima, certo, soddisfazione. È una grande soddisfazione. L'autoproduzione è sempre una grandissima soddisfazione. Certo, tra l'altro torno brevemente perché me ne hai dato spunto sull'argomento passata. Innanzitutto perché il caldo dell'estate, del mese d'agosto, ci ha dato la possibilità davvero di avere tantissimi pomodori nell'orto. Sì. E io lo dico, voglio ricordare il mio carissimo papà che davvero ha raccolto cesti interi di pomodori di ogni genere e tipo, e insomma poi la mia mamma, poverina, tua suocera, davvero ha preparato barattoli e barattoli e barattoli di passata, quindi bravi a tutti e due. Esatto, un altro modo per conservare il pomodoro, per esempio, è metterlo a bassissima temperatura, finché c'era il sole, si poteva mettere al sole. Certo. E, io di solito lo metto nel forno con pochissimo condimento, un pochino di zucchero, un po' di sale, delle erbe aromatiche, a 80 gradi circa per un'oretta, un'oretta e mezza, e diventano fondenti. Anche quelli li possiamo mettere poi sotto vetro e conservarli per quando il pomodoro non c'è. E quindi abbiamo un altro segreto per la conservazione di pomodori, esatto, che sempre durante l'anno gustiamo davvero molto molto volentieri. Io ma intanto cosa hai comunque fatto? Comunque, e li ho preso quelli... questi sono i tradizionali insalatari. Brava, esatto. Ho studiato durante l'estate. Studiato. Sì, molto. Quindi. Poi ne avevi tantissimi. Tantissimi, sì. Quindi li hai affettati. Esatto, ne abbiamo ancora e quindi li sfruttiamo anche perché certo, comunque per mangiare in maniera varia utilizziamo verdure cotte, verdure crude, e un modo per presentarli, visto che il gioco è sempre anche quello, io cosa ho fatto? Ho preso le verdure che mi piacevano di più. In questo caso ho preso i cornetti bianchi, vediamo se riusciamo a favore di camera, esatto, eccoli il nostro Davide, allora, a nostra disposizione. Ci sono i cornetti bianchi, i ravanelli, la carota e i peperoni, e poi ho messo come condimento dei frutti di cappero, che sempre vediamo da quella se parte, si vede, eccoli lì, si vedono, ok, certo. E poi ho aggiunto del pepe di Sichuan, che è molto profumato e mi piace molto. Questa è la nota complicata, perché io già mi vedevo, come sempre lo dico e lo ridico, perché insomma Marzia è anche un po' bucolica, o perlomeno io la vedo così, con il cestino durante i mesi estivi sarà scesa nell'orto, avrà raccolto insomma alcuni o la maggior parte di questi ortaggi, ma questo pepe non so dove sei andata a raccoglierlo. Non l'ho raccolto tu. bene. Quindi partiamo dall'inizio, la scelta, la raccolta, la preparazione, come esatto, hai fatto? Allora, io ho scelto queste verdure perché mi piaceva poi giocare sui toni del giallo e dell'arancione, però possiamo appunto mettere, magari adesso che arriveranno delle cimette di cavolfiore, possiamo mettere veramente le verdure che preferiamo e soprattutto quelle di stagione per conservarle. Certo. Ho preso 1 litro di aceto di mele e ho aggiunto un circa mezzo litro di acqua, un po' di sale, un po' di zucchero, ho portato a ebollizione. A quel punto ho tagliato le verdure che avevo già preparato e le ho fatte sobbollire per quasi una decina di minuti. A quel punto le ho messe nel vasetto e ho coperto con l'aceto con cui le avevo cucinate, cotte, come si può dire? Non sono proprio completamente cotte, certo, perché rimangono croccanti. Quindi quanto tempo fai conto che una decina di minuti resteranno sul fuoco e poi loro continuano a cuocere perché l'aceto che noi mettiamo è caldo. Chiudiamo il barattolo, a quel punto io di solito lo metto capovolto, aspetto, sì, che si raffreddi, e poi per poterlo conservare a quel punto andiamo a farlo bollire nuovamente in abbondante acqua, partendo dalla fredda la portiamo a ebollizione e la cuociamo in ebollizione per 2 ore. In questo modo andiamo a sigillare completamente e lo possiamo conservare in dispensa. Quindi questa è una garanzia, solitamente una preparazione di questo genere. Quanto tempo ci dà poi in prospettiva di buona conservazione per poterli gustare? Insomma, a Natale ancora ce li possiamo mangiare? A Natale ce li possiamo mangiare. Bene, sì. Quindi indicativamente qualche mese? Sì, un 3 mesi di solito do come indicazione. Certo. Le dimensioni che scegli per affettare e appunto poi riporre nei vasi i vari ortaggi
sono squisitamente artistiche, uso questo termine perché so che tu ci tieni molto, o c'è anche una necessità, un modo che favorisce la cottura e la conservazione? Allora, diciamo che le verdure che mettiamo nello stesso vasetto dovrebbero avere più o meno le stesse dimensioni. Quindi quando le cuociamo andiamo a cuocere sempre verdure che le abbiamo tagliate più o meno delle stesse dimensioni. Più o meno uguali, perfetto. Esatto. Quindi questo vuol dire che faremo più sessioni di cottura? Perché allora, magari questo è richiesto? Diciamo che possiamo andare a scegliere di tagliare tutte le verdure nello stesso modo. Certo. Vedi, io non è che ho messo verdure tante. No, questa cipollina, io vi giuro, è meravigliosa, è bellissima, non si potrebbe nemmeno mangiare, tanto è bella, bisogna guardarla, assolutamente favolosa. No, è bello mangiarle. Bene. Ok, quindi poi andiamo ad aggiungere dell'insalata. Come questo sempre, quindi anche un tocco decorativo in più che contrasta ottimamente con i colori, come vedo. Sì, questo è sempre una cosa che ci piace molto. E soprattutto abbiamo il crudo, abbiamo il cotto, abbiamo un po' di verdure differenti, quindi abbiamo le radici, abbiamo il frutto, perché il peperone è un frutto. Bene, quindi davvero un'ottima preparazione che potremo gustare nelle settimane successive, esatto, ma anche nei mesi successivi, quando le giornate saranno più corte, un po' meno soleggiate, un po' meno luminose, ma un piatto di questo genere davvero ci garantisce dei grandi sorrisi. Esatto. Poi c'è un'aggiunta. Mettiamo un po' meravigliosa, di croccante. E se vuoi, sai che... Che questo non può mancare, certo, perché quando c'è Marzia c'è anche il tocco floreale meraviglioso. Quindi questo, come vedete, è un piatto davvero che ci dà molta gioia, molta allegria, ma soprattutto la soddisfazione di averlo preparato. Marzia, io vedo che hai un'altra preparazione con te. Abbiamo davvero due minuti scarsissimi. Velocemente, di cosa si tratta? Questa l'ho chiamata estate in vasetto. È melone molto maturo, quindi un melone intero e un al pari peso di albicocche. Le ho pulite, tagliate tutte della stessa dimensione, ho messo un limone e ho fatto cuocere fino a che non si sono completamente, come dire, sono andate in purea, certo. Il limone ha fatto sì che la pectina facesse da conservante, in questo modo ho sfruttato la frutta, gli zuccheri della frutta e non ho aggiunto zuccheri. Per renderla ancora più gradevole, mentre cuocevo ho aggiunto della cannella, del cardamomo, dei chiodi di garofano. Quindi questa ce la mangiamo a Natale, direi che proprio ci sta perfettamente. Esatto. Quindi intanto vi ricordo, prego anzi, Marzia, magari sulla tua pagina, la Taverna degli Arna, ve l'ho ricordato molte volte, è la pagina sulla quale potete poi vedere non solo le ricette che Marzia viene a raccontare qui, ma tutte quelle che ogni giorno lei si inventa e ci regala. Quindi magari se la riproponi, ovviamente lo faremo sulla nostra pagina, la pagina di Angoli che ormai conoscete su Facebook, e magari anche sulla tua, la condivideremo, siamo sempre più social, quindi seguiteci anche lì, e questo è stato il modo straordinario per iniziare alla grande questa nuova stagione di Angoli con Marzia Riva. Grazie. Grazie Marzia. Grazie e ci vediamo prestissimo. Volentieri. Ovviamente. Invece con voi rimanete lì perché questa prima puntata è pazzesca, tra poco lo scoprirete.